Ciao, sono Luca e in questo video vedremo qualcosa di diverso dal solito, ossia l'Escalating Density Training, un tipo di allenamento un po' diverso rispetto a quello che condivido solitamente, anche se in realtà molti principi di base sono sempre gli stessi. E già in passato, qualche settimana fa, avevo condiviso il German Volume Training, sempre per avere una prospettiva diversa dall'allenamento. Di base, comunque, sempre, parentesi sempre molto importante, non mi interessa necessariamente che i miei alunni, come se fossimo in classe, imparino a memoria le date o le cose numeriche. Mi interessa come sempre che assorbano il concetto che c'è dietro e quindi ovviamente non mi interessa che impari a memoria la poesia quanto che assorbi, diciamo, quello che l'autore voleva comunicare se la metafora regge. Quindi non mi interessa che uno sappia a memoria tutti i numeretti o i nomi, se poi dopo quando va in palestra si allena così a casaccio non sente niente con il corpo scollegato dalla mente e quant'altro, chiusa parentesi. Questo tipo di allenamento fondamentalmente prevede il fatto di fare nei tuoi 60 minuti, tipicamente non si va oltre per un discorso di efficacia e un discorso ormonale e quant'altro, perché dopo i 60 minuti aumentano alcuni ormoni catabolici come il cortisolo, fare tre PR zone, si chiamano, cioè zone di massima performance in quei 15 minuti, tre PR zone da 15 minuti l'una e intervallate da 5 o 10 minuti di pause. Tipicamente possiamo fare magari 15 minuti, poi 10 di pausa, 15 di allenamento, 10 di pausa, poi 15 e in questi 15 minuti l'obiettivo è fare movimenti per muscoli antagonisti, principalmente alle macchine. Ad esempio, chest press per il petto e lat machine per la schiena. In questi 15 minuti l'obiettivo è non arrivare mai al cedimento, ma fermarsi sempre un po' prima, come molto spesso poi suggerisco anch'io, sempre con il focus sul tempo sotto tensione che deve essere massimizzato. Le ripetizioni tipicamente saranno dalle 10 alle 12, più o meno siamo nel range ipertrofia, con magari inizialmente 5 serie, quindi un volume abbastanza importante, anzi il volume è molto importante, così come anche la densità d'allenamento, perché l'obiettivo non è tanto sollevare il più peso possibile, quanto piuttosto aumentare nel corso del tempo il lavoro e quindi anche aumentare la densità di allenamento in quei 15 minuti qui. Quindi io ho un po' questo range di 15 minuti e con appunto in questo caso chest press lat machine 5 per 10/12 ripetizioni, mi fermo prima del cedimento con un ottimo pompaggio. L'obiettivo è fare per l'appunto più serie, più ripetizioni possibili, principalmente ripetizioni e con una pausa comunque molto breve, non necessariamente in super serie, però pause molto brevi fra una serie e l'altra, non oltre i 15 secondi. E per l'appunto in questi 15 minuti vado a fare per l'appunto il massimo numero di ripetizioni con delle pause molto brevi, non oltre i 15 secondi fra una serie e l'altra. Quindi per l'appunto i principi di base sono questi e l'obiettivo, ripeto, è aumentare nel corso del tempo il numero di ripetizioni che riesco a fare, quindi il focus è il volume, non tanto il carico che utilizzo, e per l'appunto aumentare anche il numero di ripetizioni e solo quando riesco a aumentare del 20% nel corso del tempo il numero di ripetizioni posso poi dopo passare allo step successivo di aumentare del 5% i carichi utilizzati. E tutto sempre con il focus sulla densità, che è un valore di allenamento un po' diverso dal solito che avevo già condiviso in un altro video. Densità vuol dire fondamentalmente che a parità di volume fai tutto in un minor lasso di tempo, oppure aumenti il volume a parità di tempo. Quindi fondamentalmente immagina proprio per l'appunto di concentrare tutto il tuo volume in un lasso di tempo prestabilito, più aumenti le serie, le ripetizioni e nel corso del tempo anche i carichi, quando hai aumentato del 20% le ripetizioni, il volume aumenta, però ovviamente sempre in un lasso di tempo di 15 minuti di volta in volta nel singolo workout. Quindi questo per l'appunto ti permette di aumentare la densità d'allenamento e quindi anche l'efficacia. Quindi i principi di base sono questi, ripeto, fermarti prima del cedimento, ottimo pompaggio e muscoli antagonisti, macchine, 15 minuti, 10 di pausa, 15 minuti, 10 di pausa, 15 minuti, oppure puoi fare anche, diciamo, 3 da 20 minuti, dipende, però se fai 3 da 15 con 10 di pausa rimani più o meno nei 60 minuti e i numeri sono questi, molti numeri e molti dettagli, io in genere preferisco allenarmi un po' più a istinto, però può essere interessante magari per variare. Il suggerimento di fare tutte le macchine perché? Perché ovviamente in questi 15 minuti in cui fai tante serie, tanto volume, si rischia di sporcare un po' la tecnica, cosa che comunque non condivido, però il rischio è quello perché l'obiettivo è fare più serie possibili, più ripetizioni possibili, a parità di volume, a parità di carichi utilizzati principalmente. Quindi il rischio è che se magari fai movimenti multiarticolari come squat, stack e così via, magari sporchi un po' la tecnica e rischi per l'appunto poi dopo magari di non essere al massimo in termini di postura. Quindi piuttosto fai movimenti alle macchine come chest press lat machine, dove se anche leggermente sporchi un po' la tecnica non hai problemi perché sei per l'appunto alle macchine.
E quindi questo è un po', diciamo, un tipo di allenamento leggermente diverso, anche se in realtà poi i principi sono sempre gli stessi. Il muscolo di fatto, come spiegato nella metafora di Rocky IV, non sa quello che stai facendo, quindi in realtà il muscolo non ragiona con questi miliardi di etichette che noi diamo per divertirci un po' razionalmente, che sia in super serie, piramidale, German volume training, escalating density training e così via. Di fatto il muscolo, se riceve lo stimolo cresce, riposo, non lo riceve non cresce. Poi che io glielo dia sollevando un manubrio, un bilanciere, le macchine, i cavi, super serie e così via, perde l'importanza, però per testare può essere interessante. Quindi questo è un po' la cosa più importante. Ripeto, il focus sono sulla densità e sul volume che sono correlati, non tanto sui carichi. E dopodiché devo stare attento comunque a mantenere una tecnica precisa, sempre con pause molto brevi e un workout quindi sicuramente diverso un po' dal solito, anche perché per l'appunto fra un 15 minuti e l'altro di PR Zone faccio 10 minuti di pausa, che sono comunque molto importanti, quindi mi permettono di recuperare, avere un workout un po' diverso, più frammentato rispetto al solito. Ti rimando anche gli altri miei video, magari anche sul German Volume Training, se vuoi qualcosa di diverso dal solito. Paradigma autoconsapevolezza come sempre, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.